Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi, come potete vedere, ci sono venuti a trovare anche il comandante Riker e il capitano Jean-Luc Picard per seguire le operazioni di montaggio dell'Enterprise D da 70 cm della Eagle Moss. Oh, allora, come sempre, prima di cominciare in questa fase, che tra l'altro, da come possiamo vedere dai pezzi forniti, sarà anche molto breve, andremo a montare parte del motore principale a impulso e un'altra parte del telaio dello scafo della sezione a disco. Ok, prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Vi ricordo che l'iscrizione è gratuita e è il vostro modo di supportare il canale. Vi ricordo inoltre che c'è anche un gruppo Facebook dedicato al montaggio di questa astronave, troverete il link in descrizione, dove troverete anche il link per i vari gruppi e soprattutto per il canale YouTube di ExtraTrek. ExtraTrek è un sito web dedicato al mondo della fantascienza in generale, ma con uno spiccato riferimento ovviamente a tutto il mondo di Star Trek. È gestito interamente da ragazzi italiani, e in particolare da Claudio, che saluto, che è, diciamo, il general manager di tutta l'organizzazione. Oltre al sito web c'è ovviamente tutta una serie di gruppi Facebook adesso associati che riguardano le varie serie televisive di fantascienza, e c'è anche quel loro canale YouTube dove potrete trovare dei video molto interessanti e delle stupende live fatte veramente con una regia di tipo professionale, simile a quelle che potete vedere nei programmi che vedete in TV, e dove spesso sono ospiti dei personaggi anche molto importanti legati al mondo del cinema e quindi dell'intrattenimento. Faccio un esempio: i doppiatori delle varie serie TV. Bene, allora, fatto questo preambolo, vi ricordo che l'iscrizione in entrambi i canali YouTube è assolutamente gratuita ed è il vostro modo per supportarci. Quindi bando alle chiacchiere e diamo inizio a questo montaggio. Quindi capitano e comandante, vi saluto entrambi, spostatevi leggermente adesso di lato e procediamo ad aprire la busta. Aprire la busta mi fa sembrare quasi come Mike Mongiorno quando faceva le trasmissioni a quiz, dove i concorrenti sceglievano una busta e doveva essere aperta con le domande all'interno. Ma i più giovani di voi magari nemmeno sanno chi era Mike Mongiorno, comunque è stato un bravissimo presentatore, purtroppo ormai non c'è più, con un carattere un po' particolare, ma sicuramente sapeva fare il suo lavoro. Tra l'altro è stato il primo in Italia a portare i quiz a premi qui da noi, perché era un tipo di spettacolo nato negli Stati Uniti. Oh, intanto io ho usato il tempo per dirvi queste, diciamo, curiosità, nel frattempo ho preparato chiaramente i pezzi. Allora, come sempre, vi raccomando di confrontarvi con l'elenco disponibile sul fascicolo per verificare che ci sia tutto. Cominciamo prendendo il pezzo, diciamo, rosso trasparente, che costituisce la parte che poi sarà visibile del motore a impulso. Recuperiamo il collo del ponte di battaglia, il collo esterno, e andremo a posizionare il pezzo in questo modo. Allora, come potete vedere, il pezzo lo tengo girato così, andrà posizionato in questo modo, quindi con questi due perni posti da questo lato. Chiaramente andrà fatto scivolare all'interno del foro. Eccolo qua. In questo modo, vedete?
adesso ve lo giro anche così. Fate attenzione, chiaramente i fori dovranno corrispondere con i perni che sono sotto, no? Quindi andranno poi diciamo avvitate le viti. Ok? Una volta fatto questo, recuperate 3 viti di tipo DP che vi sono state fornite e andremo a bloccare questi 3 fori, quindi andranno applicate qui, qui e qui. Logicamente qui valgono le raccomandazioni fatte anche sui precedenti video, essendo parti in plastica le viti non devono essere lubrificate, però è comunque consigliato procedere con molta lentezza mentre avvitate, proprio per evitare che si possa spanare la plastica su cui state operando. Ok? Quindi prendete una delle viti, la posizionate sul cacciavite. Ricordo che nel caso il cacciavite non sia magnetizzato è possibile farlo prendendo uno di questi aggeggi qua, dal costo di pochissimi euro, lo trovate un po' dappertutto, anche su Amazon volendo, se volete vi posso lasciare anche il link in descrizione, ma lo trovate comunque anche nei negozi di hobbistica eccetera. E procediamo a inserire la prima vite, scegliete voi quale, io per comodità adesso scelgo quella centrale. Come vedete avvito molto lentamente, non completate il serraggio, lasciatela un pochino lenta in maniera tale da essere diciamo avvantaggiati per centrare i buchi laterali, perché se stringete troppo una vite potrebbero crearsi dei disallineamenti nei fori che dovete ancora diciamo coprire con la vite, quindi poi avreste difficoltà. Invece lasciandola lenta, in caso non ci sia un perfetto allineamento, poi inserendo poi le viti si allinea un po' da solo. Anche da questa parte, vedete, opero sempre con una certa lentezza, sempre lasciando la vite un po' lenta, e procedo a mettere la terza e ultima vite. Da questa parte qua. Penso abbiate capito insomma che montare questo modello è abbastanza facile, è solo una questione di pazienza e di stare attenti a pochi piccoli dettagli, ma comunque è una cosa alla portata di tutti, ragazzi, non richiede competenze particolari, richiede solo quel minimo di attenzione per evitare di far danni. Ecco, una volta diciamo fatto tutto potete controllare e arrivare a fine corsa su tutte e 3 le viti senza stringere, cioè una volta che arrivate che vedete che la vite si ferma basta bloccarvi, altrimenti c'è molta probabilità che possiate spaccare la plastica rossa del pezzo che avete inserito adesso, e dalla parte esterna vedrete che ci sarà quindi visibile il rosso del motore. Ok, lasciamo momentaneamente da parte quindi il pezzo del ponte di battaglia, riprendiamo nuovamente il telaio, eccolo qua, e ci andremo a posizionare questo pezzo che ci è stato fornito. Chiaramente andrà da questa parte, quindi avendo così il telaio diciamo di fronte a voi andrà sul vostro lato sinistro. Ok, posizionatelo per vedere le corrispondenze dei fori, eccolo qua, una volta individuati, che sono praticamente questo, questo, questo e questo, procederemo all'assemblaggio utilizzando le viti BM che ci sono state fornite. Attenzione che in questo caso, siccome operiamo sul metallo, va fatta prima la filettatura e vanno lubrificate le viti con il lubrificante. Quindi per prima cosa rimuoviamo il pezzo, prendiamo le viti BM, ne servono 4, e procederemo a filettare questi 4 fori qua. Vi ricordo che avremmo potuto farlo anche in precedenza, ma io per non farvi fare cose troppo di corsa e soprattutto magari per non sforzare troppo le stesse viti, ho preferito farvi aspettare e farvelo fare ora, perché ogni volta che usate una vite per filettare, quella comunque subisce uno stress, uno sforzo, no? E quindi potrebbe indebolirsi al punto tale magari di poi rompersi, e se si rompe è un problema. Allora procediamo con la filettatura, scegliete voi quale foro iniziare, tenetelo più dritto possibile la vite sul pezzo mentre lo fate e procedete.
sempre facendo due giri in avanti e uno indietro per portare fuori il materiale, diciamo, che viene scartato. Facciamolo su tutti e quattro i buchi e ci vediamo appena abbiamo completato questa operazione. Ecco qua, io adesso ho creato le quattro filettature, procedo a rimuovere le viti che per comodità avevo lasciato ancora inserite. Ecco qua. E andiamo ad applicare il pezzo. Vi ricordo sempre di prestare attenzione che questo pezzo ha un pernetto sporgente, vedete, e questo deve stare verso il basso, quindi andrete a posizionare le parti, vedrete che questi due angoli corrispondono, questo angolo qui e questo angolo qui devono stare, diciamo, vicini, come dicono in una certa trasmissione televisiva. Oh, allora andiamo a mettere la prima vite. Anche in questo caso raccomando di posizionare le viti con il sistema a croce in maniera tale da tirare il pezzo in maniera uniforme. Scusate, mi era caduta una vite. Allora. Ecco qua. Allora, teniamo con il dito fermo in maniera da non far muovere il pezzo e poi andiamo ad applicare la prima vite. Ok, giusto quel tanto necessario a far tenere il pezzo in posizione, ma non stringiamo nulla. Prendiamo la vite da usare sul foro successivo. Adesso andiamo a posizionarlo sul pezzo seguente in maniera tale appunto da stringere a croce. Vi spiego ancora meglio, a croce significa che mettete una vite qua, una qua, poi ne mettete una qua e poi una qua. Questo sistema viene chiamato a croce. Una volta posizionate leggermente tutte e quattro le viti, poi andrete, diciamo, ad avvitarle in sequenza per stringere il pezzo, possibilmente sempre rispettando l'ordine a croce. Questo serve più che altro a fare in modo che il pezzo venga assemblato in maniera più spianata possibile. Quindi evita magari i punti in cui ci sono dei dislivelli, oppure che il pezzo magari non entri bene nella sua sede, eccetera. Ok? Questo è un trucco utilizzabile su qualsiasi operazione voi facciate che riguarda l'uso di viti, eh? Quindi è una tecnica che fareste bene ad assimilare come vostra per qualsiasi cosa dobbiate avvitare che richiede l'uso di più viti. Ecco qua, in questo modo, vedete? Abbiamo messo qua, qua, qua e qua. A questo punto possiamo andare a completare il serraggio, sempre utilizzando appunto il sistema a croce. È sufficiente fare, ecco, quel mezzo giro che ci dà la sicurezza che il pezzo sia, diciamo, posizionato, e il gioco è fatto. Eccolo qua. Come vedete, incominciamo a fare la curva che chiuderà la parte superiore della sezione a disco, quindi già possiamo apprezzare di più le dimensioni imponenti di questo modello che comunque poi aumenterà ancora di volume, perché poi ci saranno i pannelli dello scafo applicati sopra, quindi aumenterà almeno quel mezzo centimetro in più per parte all'incirca. Poi vedremo meglio in seguito. Bene ragazzi, come potete vedere stanno supervisionando il lavoro il tenente comandante Data e il tenente comandante Jordi Laforge. Per questo stage di montaggio è tutto. Chiaramente ci sarà ancora avanzato questo, diciamo, riflettore del motore a impulso che applicheremo nella fase successiva, quindi tenetelo momentaneamente da parte. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi ai canali YouTube mio e a quelli di ExtraTrack e vi do appuntamento al successivo ed ultimo tutorial, il numero 14, dove affronteremo appunto il montaggio del kit 14 e sarà il completamento quindi dei pezzi forniti con il pack 3. Ok? Un saluto a tutti e a presto. Ciao ciao!